il nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Benvenuti da Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, la pressione fiscale non scende. Salasso da 4 miliardi su banche e polizze. Polizze, ora gli aumenti possono arrivare al 40%. Cola Francesco, nuova D di Banca Intermobiliare. Anche Fidelity sedotta dai Bitcoin. Poker sull'ETF Plus per JP Morgan. La pressione fiscale rimarrà al 41,8% anche nel 2019, allo stesso livello di quest'anno, nonostante la flat tax per le partite IVA e la mini IRES sugli investimenti saranno altri aumenti a bilanciare minor gettito. Le entrate extra che arriveranno da banche e assicurazioni, intorno ai 4 miliardi, sono circa il doppio rispetto alla principale misura fiscale della legge di bilancio. Stiamo parlando della flat tax al 15% per le partite IVA, che impegnerà quest'anno 600 milioni di euro che diventeranno 1,7 miliardi all'anno in media nel triennio. La manovra pensionerà anche l'aiuto alla crescita economica, compensando così il costo della mini IRES. Una manovra salata per banche e assicurazioni. Compagnie e istituti di credito si troveranno costretti a contribuire alla legge di bilancio per oltre 4 miliardi di euro nel solo 2019. A tanto ammontano infatti gli interventi per il settore delineati nel documento programmatico inviato alla Commissione europea. Al centro dei possibili interventi fiscali a carico delle banche troviamo le deduzioni degli interessi passivi, delle svalutazioni e delle perdite sui crediti. Sull'RC auto peserà la probabile eliminazione dei vincoli di trasferimento. Una vera e propria stangata per molti automobilisti. Potrebbe essere questo l'effetto delle misure che il governo ha messo in cantiere per le assicurazioni RC auto. Le compagnie assicurative temono di dover rimodulare i premi, eliminando le differenze di prezzo in base alle zone di residenza. Se venisse introdotta la tariffa unica nazionale, gli assicurati di città come Napoli vedrebbero scendere i prezzi del 65%, mentre a Bolzano ci potrebbe essere un rincaro del 40%. Prosegue il rilancio di Banca Intermobiliare. Il CDA ha nominato Matteo Colafrancesco amministratore delegato. Nelle scorse settimane la Private Bank ha approvato il nuovo piano d'impresa, dopo aver ricevuto l'ok dalla Banca d'Italia all'aumento di capitale previsto dal fondo inglese Attestor. Inizia quindi ufficialmente un nuovo capitolo per la storia professionale di Colafrancesco, figlia di un passato altrettanto importante. Nel periodo da AD e direttore generale di Banca Fideuram fu protagonista del rilancio e consolidamento della leadership del gruppo sul mercato. Il mondo delle criptovalute inizia a fare colpo sui grandi gestori. Fidelity ha annunciato che farà trading e servizio di custodia di Bitcoin per hedge fund e altri investitori professionali. Fidelity Digital Asset Services consentirà a gestori di fondi, family office e altri clienti istituzionali di scambiare Bitcoin ed Ethereum. Per ora però l'attività di trading non sarà estesa ai clienti al dettaglio. Tempo di nuove emissioni sull'ETF Plus. Borsa italiana dà il benvenuto a 4 ETF proposti da JP Morgan Asset Management. I prodotti hanno un focus che varia dagli Stati Uniti, passando per l'Europa, fino a una prospettiva globale e sul debito dei paesi emergenti. Tutti i dettagli degli strumenti su blurating.com. Il consiglio del giorno proposto da finanzaoperativa.com è Mediaset. Accumulate per Akros con target a 2,70 dopo un'apertura in mattinata a 2,73. Secondo indiscrezioni stampa, la società rinuncerebbe a chiedere a Vivendi l'esecuzione del contratto su premium, passando direttamente alla pretesa di risarcimento danni che, insieme a quella di Fininvest, arriverebbe a 3 miliardi. Ecco la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A comandare la classifica Janus, mentre la maglia di peggiore di giornata aspetta un fondo di Aberdeen. Qui da Blue Rating News è tutto, buon investimento a tutti voi! Nel
Nuovo numero di Forbes. Alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia. E ancora classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola.